Acqua, ma anche uno spumante molto frizzante nella puntata odierna. E poi del lievito, ma anche uno shaker. E vedremo a chi. E poi le immancabili pestellate finali. L'acqua entra a pieno diritto nel dibattito politico per quanto riguarda il centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 2017. Tra i candidati di una volta, Vinay e il candidato possibile oggi, Vinacci, forse un po' d'acqua per riportare un po' di sobrietà nel centrodestra in vista delle elezioni. Poi invece uno spumantino per la frizzante Alice Salvatore. Avevamo parlato della guerra del zucchino e delle zucche la scorsa settimana. Alice Salvatore contro Paolo Puti, ha vinto lei, quindi può festeggiare. È venuta Di Maio e c'era lei con Grillo. È venuta l'europarlamentare Tiziana Beghin e c'era lei con l'europarlamentare. Ha vinto e quindi può festeggiare. Uno spumante frizzante per Alice Salvatore. E dallo spumante e dall'acqua passiamo ad altri alimenti, le patate e il lievito. Le patate perché a Genova, insomma, tra cinghiali e maialini rosa che scorazzano per la città, le patate è quello che ci sovviene come giusto contorno. E poi invece il lievito. Nei giorni scorsi è venuta il ministro, la genovese Roberta Pinotti, ha parlato di Costituzione cercando di far lievitare quelli che sono i consensi per il sì in vista del referendum. E allora un po' di lievito per far lievitare questi consensi a Roberta Pinotti. E infine, dopo il lievito e le patate, uno shaker. Uno shaker è lo strumento dei barman, barman Movida, cocktail. E allora lo diamo al sindaco Marco Doria, che pervicacemente difende la sua ordinanza, che viene definita anti-Movida, e allora uno shaker per il sindaco Marco Doria. E poi infine le pestellate. Le pestellate a chi vi diamo? Ci rifacciamo a un fatto di cronaca: una signora è deceduta nelle case popolari di Begato. Subito qualcuno le ha rubato i mobili e altri si sono impossessati della sua casa, hanno sostituito le porte. Sono stati tutti denunciati, noi più banalmente li pestelliamo.